Ed eccoci qua ragazzi, ci ritroviamo col nostro amico Joel dopo aver fatto questa zona portuale, chiamiamola così. Adesso ci eravamo fermati davanti a questa porta dove stiamo entrando proprio in questo momento. E niente, io comunque off camera ho perlustrato un po' di cose, infatti ho trovato quest'altro pezzo di legno comunque. Che è full vita, adesso entriamo, eccolo lì il fenomeno. Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta Prendiamo scappando! munizioni. Robert! Joel, di qua! Guardate l'inseguimento. Con Robert che sinceramente L'avevamo quasi preso! l'avevamo così preso. Siamo dei folli. Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Oh, con due. Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire. Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma è complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo. Cazzo. Ok, basta, basta, basta! Poliziotto buono, Basta, poliziotto cattivo. Fringare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai Chi che non ha le volevo. nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Oh, Cazzo, che Cristo! adroia. Chi ha le nostre armi? Le hanno le luci. Ah, Avevo un le debito luci. con le luci. Cosa? Tornano le mitiche Ascolta. luci. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Mamma mia. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, Bene. ok? Spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Work. Eccola. Regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Bene. Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quegli armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. Una cosa. E io vi ridò le armi, e anche di più. Addirittura. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle andiamo, armi. andiamo, andiamo. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. L'hanno bloccata. Se vuoi che ce ne occupiamo. Andiamo, andiamo. Veloce. Questa c'è così ferita e c'è pure il cuore occo giù da. So come evitarli. Vieni.
so come evitarli. Se lo sai tu. Bellissima. Saliamo. Saliamo, saliamo. Comunque, in miseria, vengono sempre presentati molti personaggi. Subito inizio gioco. E, mamma mia, ho indovinato un po' cosa sto per dire. Che grafica, ragazzi. L3. Sì, lo so, ho visto. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia arrivato? Quelli che mi rimangono. Sta succedendo un bel casino, quindi. Mamma mia, che bella città. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. E siamo arrivati in questa nuova zona. Qua vedo tanta bella roba. Prendiamo tutto. Come sapete, il velo perlustra sempre tutta la zona. Non si sa mai che ci dimentichiamo qualcosa indietro. Ma a quanto pare forse era tutto su quel tavolino. Vabbè, andiamo. Duma, 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 spingi, spingi. Ma non potrebbe spingere l'altro visto che te c'hai. Sei messa così comunque. Poi corre, tranquilla questa, buh. È fake allora la ferita. È palesemente fake. Porca miseria, che cavolo c'è. Ah, vacca boia, ci sono gli strunz. Soldati. Quella è l'uscita. Quella è l'uscita, la porta. Sono un fan la porta sotto il ponte. Possiamo passare stare in silenzio anche se non è il vostro stile. Vediamo come. Vediamo come va. Andiamo. Ah, in silenzio? Tanto so già che. Quello che c'ho. Ho capito. E stiamo bassi, ho capito, stiamo bassi. Stiamo bassi. Mi ricordava molto Assassin's Creed questo stare continuamente accovacciati. Porca miseria. Io prendo questo. La giustizia non aspetta, soldato. Da un triangolo, un mattone. Ok, stiamo perlustrando la zona. Andiamo un po'. Qua non c'è nulla. Andiamo avanti. Ok, ragazzi. Ottimo lavoro di squadra. Bene, silenzio. Bene, silenzio. E mettiti così. Io procederei in questa direzione. Ok, attenzione. Attenzione. A chi? Ok, ragazzi, stiamo proseguendo qua in questa zona. Sono tanti oggi. Sono tanti oggi, e figurati, sempre quando arriviamo noi, sempre di più. Qua mi ricordo che era vicolo cieco. Quindi, dove vai? A occhio e croce devo pigliarmi questo e farlo fuori prima di andare in silenzio. Spero che non ci cucchi nessuno, che non ci veda soprattutto il signore. Dove mi muovo? Ce n'è ancora uno, due. Uno. Quello cioè, penso che ce lo dobbiamo fare quando passa quell'altro. Proviamo a vedere sperando che non ci cuzzano. Ok, andiamo. Porco due. Meno male. Meno male che non l'ho preso, ragazzi, se no mi beccavano in pieno. Adesso però dobbiamo capire dove. Però quello stronzo è proprio lì. E qua è tosta, qua come cavolo facciamo?
così. Quello non si è accorto di nulla, tanto c'è solo un suo amico che sta morendo strangolato dietro di lui, grandissimo, rimani impassibile. Chemo, raggiungi il tuo amichetto. 3, 2, 1. Stuc. Preso. Ok. Ciao, ciao, ciao. A posto. Noi ci mettiamo da questo lato. Ovviamente il velo va sempre in perlustrazione. Per cambiare spalla. Ah, addirittura. Quindi direi che mo dobbiamo aspettare quello che arriva da sotto. Se torna. Orco 2. Mi sa che questo ci becca. Madonna, Madonna, questo è quello che ha fatto la fine peggiore, poverino. E perché ti sei buggato? Come scende le scale? Vabbè, è sceso in un modo un po' strano. Ma questa è la porta che dovevamo raggiungere, no? Dobbiamo farci un tuffo? Direi di no. Duma. Andiamo avanti, andiamo avanti. Perfetto. La blocchiamo. Sono tutti morti. Ecco, fate ancora un po' più di casino così ci sentono. Ah, tu finalmente lo senti il dolore. Sti cazzi. C'ho un buco in pancia e ancora che piotta, eh. Però tanto di cappello. Mamma mia, The Last of Us è proprio un gran gioco. Un'altra, ecco, adesso è il momento domanda. Preferite che io commenti sotto o che non commenti proprio, che me ne stia zitto nel mio? Fatemelo sapere sotto nei commenti perché... Ok. Fatemelo sapere perché comunque... Non so, se pensate che sia meglio non commentato, anche perché... Comunque è un gioco dove ci sono molti dialoghi, molti video, quindi ditemi voi. Se volete che faccio solo il gioco pulito così come rimane, va benissimo, se no io sono uno che comunque ha voglia sempre di parlare, quindi mi va pure benissimo farlo anche commentato. Fatemi sapere. Lasciala andare. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. I recluti sempre più giovani, o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. È lì. Non avremo un'altra possibilità. Dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che si... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. È solo merce, Joy. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ah, finalmente abbiamo la coppia che scoppia, ragazzi. Questo io non so quanto stia dicendo il vero, però un po' mi puzza. Ah, che carina. Sentiamo, ma non fa commenti? Strano.
sentito la sparatoria, ma... Vediamo, parte il velo esplorazione. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche. Parte la bella esplorazione, che vediamo se troviamo qualcosa di utile, anche se non credo. Direi che possiamo proseguire in questa direzione. Che ha detto questa gente, tutta questa movida? Ah, te tranquilla, tanto se cuzzano ti devo parare io. Le ciapette, quindi ci va alla grande. Ok ragazzi, allora. Non è che passano di nuovo, ci inchiappettano. Duma sei di qua. Mi sento un po' più al sicuro stando qua sotto. Ecco, muoviti. Allora. Stai bassa, stai bassa. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato. Tacci tua, tanto. Si è già fatto cuzzare più di una volta. Ma abbiamo capito, non è che dovete ripeterlo come una macchinetta. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Andiamo lassù. Ah, ecco qua. I famosi bidoni che ci permettono di raggiungere tutti i punti. Usciamo pure qui. Andiamo avanti. Ma ce la fa, ho bisogno di una mano. Un po' lentina, dai, su. Un po' di vita. Che diventeremo una delle coppie più amate di tutto il mondo. Ok. Non siamo dentro. Questo tunnel lo usi per il contrabbando. Sì. Ah, ma siamo tornati. No, ditemi. Siamo tornati in quel tunnellaccio. No, è la prima volta. Ok. Allora, cos'è Marlene per te? Non so. È un'amica, credo. Solo che credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. 14 anni. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Molto sincero, Joel. Beh. Grande, mi piace. Sincero, schietto e veloce. Andiamo qua, filmato. Sul tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Toccato un tasto dolente. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi,
Scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori. È tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Torna da testa, meno male. Meno male, meno male. Ah, ripartiamo così. Vabbè ragazzi, io direi che comunque questo episodio può finire anche qui. Nel prossimo andremo avanti con il magico trio che abbiamo formato. E quindi nulla, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Nel caso vi sia piaciuto lasciate un bel like, un bel commento inerente alla domanda che vi ho fatto prima. E nulla ragazzi, dal vostro Velo e dal vostro Joel, dalla vostra testa e dalla vostra Ellie è tutto. E alla prossima.